Volevo soltanto ricollegarmi a quanto detto in precedenza ieri, in apertura di questo convegno, e cioè alla necessità di creare una rete capillare quasi possibilmente in tutti gli istituti italiani, tramite anche il portale di Aleph Umanistica. E ieri parlando con alcuni dei relatori, ieri sera, ci è venuto in mente un esempio che può magari far capire meglio l'esigenza del creare una rete. Più tardi, per esempio, ci sarà Pietro Ratto che farà il suo intervento e lui è in un momento di difficoltà perché nel suo istituto è l'unico insegnante che cerca di andare contro quella che è la cosiddetta buona scuola. Ha tutti i suoi colleghi, compreso il preside, io continuo a chiamarlo preside, contro di lui. Articoli sui giornali, sulla stampa, per cui è boicottato, no? Si sente solo e sta pensando, sta meditando anche di lasciare proprio l'insegnamento. Ora, se lui facesse parte di una rete, come quella che vogliamo creare noi, non sarebbe solo, perché tutti gli insegnanti, i docenti appartenenti a quella rete lo sosterrebbero. E se lui decidesse, per esempio, un giorno di non andare a scuola perché, come nel suo caso, erano mesi che non c'erano il riscaldamento nelle aule, tutti gli insegnanti facenti parte della rete non andrebbero a scuola e quindi non sarebbe il singolo contro il sistema, ma sarebbero centinaia, migliaia, speriamo, di insegnanti che lo stesso giorno decidono di compiere un'azione, dimostrativa o meno. Ma la fanno. Ecco, quindi questa è l'importanza di essere rete. Penso che sia più chiaro, magari adesso. Allora adesso smetto di dire stupidaggine e cedo la parola a Mauro e Nicola, che faranno, penso, un sunto sulla giornata di ieri e proporranno, come sempre, le loro prospettive illuminanti per tutti noi. Grazie. Si sono però trattati questi argomenti, come dire, a ritmo forse un po' troppo serrato, no? E quindi sono rimasti alcuni elementi un po' in sospensione, magari la volontà di approfondire, la volontà anche di interagire. Devo dire, io penso di avere materiale per i prossimi 15 anni, più o meno. Adesso forse 16, non lo so, ma insomma, ognuno degli elementi, ieri sera riguardavo alcune cose che sono riuscito a prendere come appunti perché, come tu ricordavi, ho un trascorso nel mondo dei computer e ho voluto onorare quel momento prendendo appunti con l'iPad. Non lo farò mai più, perché non riuscivo, a parte l'incalzare delle relazioni, era tale per cui io provavo a muovere le dita, non ho dimestichezza. Quindi mi è dispiaciuto non avere una penna e un foglio, peraltro raccomando sempre anche chi usa PowerPoint, no? Di prendere sempre appunti a penna, cioè di preparare le proprie lezioni come si faceva un tempo, insomma, perché come ci è stato ricordato gli strumenti condizionano la nostra mente. Dire che siamo, che sono neutrali è un grande errore, non è vero. Quindi anche l'utilizzo della tecnologia, come ci è stato ricordato, attenzione, perché finisce per condizionare e per orientare i nostri pensieri. Verissimo. Ritornare alla carta e penna, o comunque con qualcosa che lo ricordi molto da vicino, cioè una penna e un iPad, però la penna, non i tastini. È utilissimo per poi, come dire, organizzare il proprio pensiero, facendo a volte anche la famosa brutta copia, una cosa che sta scomparendo. Passiamo subito alla bella copia. Perché? Perché abbiamo fretta. Altro tema importantissimo, la velocità, la rapidità. Bisogna essere veloci perché questo ci consente di essere molto superficiali. Rallentare è fondamentale. Riprendersi il tempo, riappropriarsi del tempo. Recentemente ho sentito una persona che diceva: i veri ricchi oggi sono coloro che posseggono il proprio tempo. Cioè la vera ricchezza consiste nel disporre del proprio tempo. Io lo vivo con ennesima, con i miei figli.
quando sto con loro, io spengo il cellulare, non mi raggiunge nessuno, non c'è connessione, sono disconnesso. Qualcuno direbbe sono fuori dal mondo, forse sono nel mondo e sto con loro e mi ricavo quello spazio per stare insieme a loro, e devo dire che quello spazio e quei momenti diventano terribilmente qualificanti per tutto ciò che avverrà dopo. Essere connessi, come ci è stato ricordato ieri, da una capsula solipsistica non vuol dire essere in collegamento col mondo, vuol dire essere isolati dal mondo con l'illusione di esserne connessi. Trovare il tempo, questo è una cosa che a me, come dire, è risuonata tantissimo nella giornata di ieri. Darsi il tempo, trovare questo tempo, è domenica, ne sono consapevole, è anche giugno, che è l'aggravante, però siamo qui, e questo vuol dire che ci stiamo dedicando del tempo. Permettetemi di dire, è un lusso. E un'ultima sfumatura, come quando a me si cara vieni o sera, a me non viene tanto cara ultimamente la sera, perché mi accorgo di quanto nel correre cerco di lasciare indietro la profondità del pensiero, e quando arriva la sera mi capita spesso di ricorrere al telecomando, accendere un cellulare, andare su Facebook, per evitare che i pensieri mi raggiungano, per evitare questi momenti, per evitare la difficoltà del pensiero, perché nel pensiero c'è una difficoltà, si fanno i conti la sera, nella sera della vita si traccia un bilancio. Qualcuno dice è un termine mercantilistico, va bene, allora preferiamo dire facciamo, come dire, riesaminiamo quello che è stato e ci diamo il tempo di riconoscere anche quanta parte di responsabilità, altra parola che ieri è risuonata, abbiamo avuto nel farla andare in un modo piuttosto che in un altro. Per me la sera sta riconquistando oggi una dimensione positiva. Per tanto tempo ho cercato di scappare al momento del pensiero, nonostante mi fossi iscritto a filosofia. E nonostante gli insegnanti che hai avuto. Esatto, grazie per averli ricordati. E ieri ho citato l'entusiasmo. Perché il pensiero chiede profondità, perché il pensiero non è ribelle. Il pensiero è rivoluzionario. E questa è la caratteristica del pensiero, non lascia le cose così come le ha trovate. E inevitabilmente ci interroga la realtà, ci fa notare cose che nella superficialità della velocità non avremmo notato. Guardate, ci sarebbe un esperimento molto rapido da fare, se posso, velocissimo. Se io vi chiedessi qual è il treno migliore, il vostro pensiero dove va? Freccia rossa, Italo! Avete scelto il più veloce. Tranne qualcuno, anarchico insurrezionalista, che verrà segnalato naturalmente, no? Al MIUR. Sarà una... Perché vi dico questo? Perché c'è un pregiudizio, uno stereotipo nel pensiero, una scorciatoia pericolosissima che ci ha sedotto oramai tutti quanti nel concepire la strada migliore come la strada più veloce. Ma se tra di noi ci fosse stato un bambino, non avrebbe avuto esitazione nel dire che la strada migliore è quella dove si vedono più cose, non è la più veloce. Tecnicamente il treno migliore si chiama Orient Express. È un treno lento, che fa molte fermate, ma vedete, la differenza è che vi servono caviale e champagne, l'orchestra suona dal vivo, avete la possibilità di affacciarvi a un finestrino. Provate a farlo su un treno ad alta velocità,
Dice, non è possibile, ma per la vostra incolumità, perché se metteste fuori la testolina ve la staccherebbe a 250 km orari. Persino l'aria in quei treni è condizionata. Ve lo dico perché io lavoro ultimamente anche a stretto contatto con l'educazione, ma la mia prima, diciamo, il primo ambito di formazione è stata la sanità. E ieri quando il collega parlava di ambienti inadatti all'educazione, io continuavo a ripetermi, no, ma perché gli ospedali come sono? Sono luoghi in cui migliorano le condizioni con il neon, le pareti bianche, un solo reparto sfugge a questa omologazione ed è il reparto di pediatria, dove questi si azzardano a dipingere le pareti, le farfalline, cose colorate, perché il bianco, il neon, ma perché le nostre aule come sono fatte? Neon, ma c'è la luce del sole, ma te l'hai accesa. È incredibile perché negli ospedali non è previsto nemmeno al pronto soccorso una stanza del cordoglio. Significa che quando un medico vuole dare una cattiva notizia, deve dare una cattiva notizia, non ha nemmeno un luogo appartato per poterlo fare. Significa che ve la devo dare sul corridoio e non ha nemmeno una sedia dove farvi sedere. Se non è disumano questo, ditemi cosa lo è. È disumano. Però Nicola, ti devi ricordare che non ci sono i soldi. Già, è vero. C'è la spending review. Non ci sono i soldi. Quindi. Già. Il problema è che quando facciamo i nostri progetti non ci ricordiamo di quanto poco costi un prato, praticamente gratis. Sì, ma il prato si può vendere, si può privatizzare, si può fare tante cose, non puoi mica... Cioè, forse ti devi leggere qualcosina di economia, sai? Sei rimasto indietro. Ecco, hai studiato filosofia, ti devi aggiornare. I valori oggi sono monetizzabili tutti, anche tu hai un valore, sai? Se io sono un'azienda, ti assumo e dopo faccio un'assicurazione sulla tua vita. Perché questo è il futuro, anzi è presente. Adesso vorrei dire una cosa di quello che ho colto io ieri e di come vorrei portare avanti oggi il tema. Tu hai parlato del tempo. Ecco. Perché abbiamo suonato insieme a Piotr? Perché è difficile dirlo con le parole. Noi possiamo parlare del tempo, ma alla fine... Se ci limitiamo a parlare delle cose in modo non poetico, perché se la parola diventa poesia, diventa esperienza. Ma se la parola è quella burocratizzata, non ha nessun impatto su di noi come persone. La maggioranza delle cose che apprendiamo a scuola hanno un impatto su di noi burocratico, cioè vengono evacuate da un cervello sano. Il cervello funziona come uno stomaco, se gli metti del cibo indigesto, butta fuori, no? Non lo digerisce. Adesso vi dico un tema, poi prendo lo spunto del potere. Vedi, quando tu parli, a me piace starti a sentire. E starti a sentire vuol dire che io al mio interno taccio. Non è che dica adesso gli dico così, adesso gli dico così. Ma questa esperienza, quella dell'ascolto, rende relazioni umane interessanti, altrimenti diventano noiose. Delle battaglie per dire io ho detto meglio di te, ma chi se ne è? Ma che è? La logomachia. Va bene, passo alla lavagna, che è il sistema visivo. Ecco. Se
Se vedete questi gesti, e questi, l'abbiamo già detto ieri, non mi ricordo, la ricordate? Oggi metterei qua una parola ancora più importante di quelle che avevo in testa. Che questo gesto filosofico serve a umanizzarci. Questo serve a... Allora qua possiamo mettere anche questo simbolo. Quando c'è l'intelligenza del cuore, l'intelligenza spirituale, l'intelligenza etica, noi ci umanizziamo. Nel senso che quando io mi rapporto con te o con te, la prima cosa a cui porterò attenzione, qual è la qualità che io immetto in questa relazione qua? Immetto risentimento? Questa vibrazione qua? E allora la nostra relazione sarà una relazione disarmonica, disritmica. Immetto gratitudine? Creo le condizioni per. Allora, una buona scuola, e poi argomenterò del perché questa scuola è la scuola prevista dalla Costituzione, perché nella Costituzione si parla di pieno sviluppo della persona umana, di pari dignità, di solidarietà, e quindi fondamentalmente si parla anche di comunità, di etica. Allora, per creare una democrazia costituzionale abbiamo bisogno di una continua formazione in questa direzione, cioè la scuola deve servire fondamentalmente a umanizzare gli esseri umani. Quindi ieri avete visto qualche diapositiva sulla scuola di Alice, no? E lì lo mettono al primo posto. Quindi l'opposto di questo è la disumanizzazione. La disumanizzazione si associa a quest'altro simbolo, il potere, che potremmo definire, per essere chiari, potere dominio di uno sull'altro, potere dominio, questo è potere, sì, è potere spirituale, chiamiamolo potere servizio, come volete. Perché la stessa parola potere in italiano vuol dire cose completamente diverse. Ci saranno lingue, non la conosco, ma ci sarà una lingua in cui c'è un tipo di potere e un altro tipo di potere. Sono due cose diametralmente opposte. Allora, un conto è il potere amore, il potere servizio, il potere spirituale, il potere capacità, quel campo semantico che si sintetizza in questo gesto, che è il gesto della vita. La vita nasce dall'incremento di complessità, di intelligenza, quindi dall'incremento di relazioni e connessioni. Questo invece è la via verso la distruzione della vita, cioè la via della morte. Allora, la domanda che ci eravamo posti ieri, perché la maggioranza delle persone, compresi noi qua, nessuno, non ci facciamo eccezione, almeno in certi momenti della vita pratichiamo questo campo semantico, questo tipo di gestualità? Come mai possiamo diventare sgarbati? Perché frequentiamo le passioni tristi? Rabbia, tristezza, paura? Ecco. Allora, il colpo di genio del neoliberismo, rispetto forse a tutti i precedenti sistemi di questo tipo, è che ha pensato molto bene, dicendo: il miglior controllo che io possa avere sugli esseri umani è che gli esseri umani
si uniformino al mio pensiero, cioè facciano esattamente quello che voglio io. Cioè il modello neoliberista è un modello separativo. Ieri Mancini ha parlato, no, della separazione. Questo è un modello unitivo. Beh, il neoliberismo è interessato a una sola cosa. Fatta quella, il resto va da solo. Cioè che io sia separato da me stesso, quindi quando parlo, per esempio, non sono in contatto con le mie emozioni, parlo come una macchinetta. Parlo. Siccome non dico niente, a un certo punto parlo sempre più veloce. L'altro mi risponde, ma che noia è? Pensatela musicalmente. C'è tanta musica fatta così, Niente, zero. Cosa vuol dire invece parlare mentre si sente, si prova, si vibra insieme alle proprie parole, per cui la nostra parola siamo noi stessi, cioè i suoni che escono da me e arrivano qui da te e vengono percepiti soprattutto a livello inconscio, questi suoni sono coerenti col significato delle parole che dico. Allora, questa è la via verso l'umanizzazione. Ci umanizziamo qui, quando la parola non vuol dire più niente. Oggi parliamo, usiamo parole come democrazia, ma ci dovremmo vergognare, sapendo che cosa i costituenti pensavano per democrazia. La democrazia costituzionale è un completo ribaltamento rispetto a quelle precedenti, ma è un altro pianeta. Perché era la democrazia, diceva Lelio Basso, ci sarà solo quando in Italia tutti saranno in grado di partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Dall'ultimo minatore, alla casalinga, chiunque. Cioè vuol dire che ha fatto un processo di trasformazione personale, di coscienza, l'abbiamo detto ieri, lavorando in questa direzione qua. Infatti l'articolo 3, secondo comma, parla di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, cioè culturale. Questo, quando parliamo di scuola, non possiamo dimenticarci che la grande cornice della scuola che dobbiamo fare c'è già tutta nella Costituzione, c'è già tutta. Quindi invito oggi tutte le persone che vorranno dire il loro contributo a metterlo all'interno di questa cornice, perché non esiste una scuola sana dentro un'economia malata, non può esistere. Non può esistere una scuola sana in una finanza che è folle. Ecco, sto dicendo cose. Quindi, vi ho detto, questa è l'umanizzazione e questa è la disumanizzazione. Il potere ci disumanizza, ma è anche vero che noi cerchiamo il potere quando siamo disumanizzati. Cioè nel momento in cui non proviamo quello che si prova qui, qui si prova la gioia dell'essere. Quella che viene detta senza cause e condizioni, basta avere una seggiola, star seduti lì, respirare, se si è in connessione profonda col proprio sentire, la vita ci offre un piacere di fondo, il respiro è già un piacere. La vita premia col piacere ciò che è sano. Se questo che è sano, cioè l'essere integri, praticare le qualità dell'essere, che vuol dire qualità dell'amore, qualità della vita. Se facciamo questo, praticamente noi abbiamo bisogno di pochissimo per vivere bene. L'altra cosa di cui abbiamo bisogno sono relazioni che si basano sulla stessa qualità. Se io guardo la società di oggi come clinico, vedo una società schizofrenica a livello terminale. Se la guardo come musicista, la guardo, vedo una società totalmente disritmica, disarmonica, piena di incoerenze, incongruenze, e lì il punto è, ma come possiamo trovare la forza di cambiare un sistema che sembra intrasformabile? Va bene.
Allora il tema che vorrei trattare poi oggi, insomma in tutta la giornata, è: ma se io sono in relazione con una persona davanti a me, musicale, io sono totalmente presente lì, io sono già nel mondo nuovo, ragazzi, ma non è che devo aspettare che arrivi, eh? Ecco, a un bambino non gli potete dire, ma vedrai che fra 5 anni, ma fra 5 anni il bambino dice, scusa, E adesso? Quindi i nostri figli, i nostri bambini, i tuoi bambini non hanno bisogno di dirgli, guarda, fra 7 anni vedrai che ti trovo un posto come cassiere alla Coop, che vedrai che è una meraviglia, lì ti potrai vendere tutti i prodotti, non ti pagheranno quasi, ma potrai, non glielo puoi dire. E la tua relazione con i tuoi figli avviene se spegni sto dannato telefonino, o se non spegni lo butti nell'acqua, che funziona uguale, a un certo punto. Ma avete guardato oggi gli intellettuali cosa fanno quando vanno a conferenze? Parla uno, l'altro continua a chattare. Normale. Sarebbe come se noi suonassimo insieme, nella mia pausa io vado, non so, vado a fare un po' così qui, poi torno da te quando è il mio tempo, no? Ma sembro pazzo. Ma lo siamo. Ecco. Allora, la buona notizia che io vorrei passarvi è che quando non state bene ci sono delle cause. E come clinico vi dico che le cause che di solito crediamo siano cause sono solo sintomi. Le vere ragioni per cui noi soffriamo oggi non è nemmeno che siamo impoveriti, perché siamo stati molto di più in passato. Siamo impoveriti qua. Questa è la vera povertà. E allora, tra Friedman e von Hayek da una parte, e li metterei qua, senza voler male a loro, ecco, per carità, penso che siano anche pentiti di cosa hanno fatto, e persone, secondo me più credibili, come Gesù, Buddha, Socrate, Platone, Plotino, e tutte le grandi tradizioni sapienziali che dicono la stessa cosa, e le scienze contemporanee oggi, la scienza psicologica, abbiamo visto Paolo, hai visto? La scienza contemporanea psicologica, oggi Giulia ci darai il tuo contributo, lei ha trattato i casi più difficili di bambini che si conoscano, dai prematuri, ma guarda, ha trattato tutti, quindi ha un'esperienza talmente profonda di che cos'è l'infanzia e di cos'è che è questo e che cos'è questo, e i bambini lo riconoscono, vero Giulia? Lei ha trattato dei bambini cosiddetti psicotici, che poi sono venuti fuori, hanno potuto parlare anche a un convegno, e quando gli è stato chiesto, ma scusa, ma in fondo tu le capivi le cose, perché ti comportavi in modo così assurdo? E sapete cosa rispondeva questo ragazzino? Perché non sopportavo la stupidità degli adulti, la stupidità. Cioè adulti che credono di curare uno psicotico mentre sono più psicotici di lui. Adesso questo pezzo, io mi ricordo molto bene quando lavoravo con bambini piccoli, con gravi, si diceva allora grave ritardo mentale. Erano tutti intelligenti, eravamo noi fessi, che non capivamo come si incomunica con questi bimbi. Adesso vorrei fare uno stacco, solo una cosa, per tutti i relatori che oggi dovranno parlare. Il progetto di questo convegno non era una passerella di relazioni, non l'avrei fatto, non mi interessa niente un convegno così. Figurati se avremmo fatto tutto sto bordello, ci abbiamo perso un sacco di tempo, per sentire una serie di relazioni. Ci sono su internet, mi vado a vedere. Qui siamo venuti per creare uno spazio musicale, per creare uno spazio in cui rallentiamo i tempi, diciamo meno cose, ma facciamo in modo che le viviamo. Ecco, questo era il tema. Quindi per i prossimi relatori, quando guardate, abbiamo fatto un bollettino, come si chiama, un programma, con ci sono le ore, ma a tutti i relatori ho detto, guardate che qua non è una relazione di un'ora, un'ora e mezza, perché non è così, avremmo fatto un altro convegno. Qua si viene per dire poche cose veramente essenziali, che passano, per cui voi non andate a casa con un'indigestione mentale
e poi evacuate tutto, no, ecco. Quindi dare un esempio di altro modo, ecco, quindi se starò bene oggi, potrò stare qui tutto il tempo, mi autoqualifico direttore d'orchestra, perché questa lo è, quindi il direttore d'orchestra è quello che dà gli attacchi, quindi se quando voi parlerete di scuola, quello che è, a un certo punto io vi fermerò, perché quando sento dire la cosa che è già stata detta, basta, non è che ognuno la deve ripetere, perché la deve dire anche lui, questo non deve succedere, ok? Quindi poche cose essenziali, qui serve per creare i collegamenti, oggi pomeriggio avremo uno spazio per formare sottogruppi, in modo che ci conosciamo, e questo è solo un inizio di un percorso che andrà avanti, non ci fermiamo certo adesso, questo è solo l'inizio.